Perché uno inizia a leggere una storia e la curiosità sale, e la tensione sale, 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 sale. Noi continuiamo a leggere finché ad un certo punto scopriamo un indizio. E allora pensiamo, adesso ho capito come va avanti, e la tensione scende, scende, e poi scende, e la tensione scende. Ma poi, se una storia è veramente bella, era imprevedibile, e allora non era come avevamo pensato noi, e la curiosità e la tensione salgono di nuovo, e uno continua a leggere le pagine, la tensione sale, 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 finché a un certo punto troviamo un altro indizio e pensiamo, adesso ho capito come andrà avanti, ma no, una storia bella, e la tensione scende, scende, perché la tensione, pensiamo di aver capito come andrà avanti la storia, ma una storia bella, imprevedibile, ed ecco che continuando a leggere la tensione sale di nuovo e la curiosità aumenta e ci chiediamo ma come andrà avanti, come finirà questa storia, finché troviamo infine l'ultimo indizio e la tensione scende di nuovo ed è lo scrittore che ci dice come andrà a finire. Volevamo con questo spettacolo raccontare il momento dell'invenzione di una storia da parte di uno scrittore, e questa è la chiave di comprensione. È il filo rosso che guida tutto lo spettacolo. Le storie belle sono l'antidoto contro le cose brutte e buie. L'autore cosa fa qui? Si prende in giro, prende in giro il proprio lavoro, però per fare in modo che i bambini, i ragazzi percepiscano qual è la dinamica e il punto di vista giusto nella scrittura, nei loro confronti. E quindi l'autore quasi tende a scomparire per lasciare il posto al lettore. Perché scrivere? Perché è importante scrivere? L'altra cosa che volevamo mostrare in questo spettacolo è la macchina teatrale. Spesso la macchina teatrale non viene svelata, il pubblico la subisce in certe parti, ma non sa veramente che cosa c'è dietro il palco e come funzionano le botole, i tiranti, le carrucole, le cose che cadono. E quindi abbiamo riempito lo spettacolo di tutti questi accorgimenti tecnici. Dai, dai, vieni qua. Cominciamo a scrivere, vieni qua. Roba di una scenografia del teatro, ma io adesso è imbarazzante, che è troppo lunga. Io stavo cercando il personaggio e è troppo lunga. Ah. Personaggio si è incastrato nella trama, vedete? E la terza linea riguarda invece far sentire i bambini non solo spettatori di uno spettacolo, ma farli sentire protagonisti. Quindi spesso lo spettacolo si sposta in platea. Guardate che succede. Gli attori entrano a contatto con i bambini. Vai con le luci. Non vi vedono. Ma noi vediamo loro. Non vi vedono. Ma loro vedono voi. E chi sta da una parte? Può stare anche dall'altra. E chi sta dall'altra? Sta anche di qua. Questo spettacolo io ho scritto il testo e ho curato la regia, e poi sono sul palco insieme ad Andrea Maducci, che è il mio personaggio, e gli faccio fare di tutto, perché
Andrea è funambolico. Dall'inizio è chiaro che il personaggio che interpreto io è uno che ti è quello che ti conduce alla scoperchiatura della macchina, no? Di Andre, così è abbastanza scarica per fare le torsioni? Che dici? Va bene, posso torcerla? Sì, se ce la fai, sì. Adesso qualcosa me lo invento. La facciamo così? Sono incastrato. Sei incastrato? Non eri tu che eri lì e che giocavi a pallone in teatro? Poi sono io che faccio le botte, sono io che picchio, lavoro da tanti anni per imparare a picchiare il più forte possibile per fare meno male, perché sostengo che quando tu simuli le azioni, le botte, gli urti, se c'è un livello di simulazione troppo grosso non funziona. Ma se vuoi che funzioni devi picchiare forte. Io provengo da una scuola drammatica legata al metodo Stanislavski, che è quello che uso, anche se poi può non sembrare. Oppure la sua testa può essere... la sua testa può essere anche qui. Il personaggio finisce la storia. No, è vivo, è ancora vivo. Dai, vieni. Fai sempre lo sciocchino. Dai, vieni su, dai. Dai. Ok? Dai. Come va? Dai, è che ho inventato. No. Che ho inventato. Guarda. La relazione che poi si crea con il pubblico di bambini avviene qui e ora, a volte non può essere nemmeno prevista e quindi è bello. Noi abbiamo voluto mantenere degli spazi di libertà anche nel testo, anche nella recitazione, in modo che a seconda dei bambini che ci troviamo di fronte, della loro reazione, anche noi agiamo in quel senso. È uno spettacolo aperto, sia per quanto riguarda gli spazi teatrali, sia per quanto anche riguarda le dinamiche narrative che sono basate sulla relazione. Le storie svelano sempre che cosa c'è dietro. E dietro una storia, dietro ogni storia, ce n'è sempre un'altra. Il protagonista dello spettacolo è il teatro, dove attorno ognuno dei personaggi coinvolti, Luigi, Andrea, Lucia con la fotografia, vanno a lavorare attorno alla realtà del teatro, perché il teatro è proprio lui con tutte le sue tecniche, la sua storia, la sua realtà legata a delle maestranze che purtroppo non vengono portate avanti, che sono mestieri antichi, sono mestieri vecchi, sono mestieri che lavorano e utilizzano questa struttura che ha un perché in ogni cosa. Ed è un motivo che è bello riscoprire come adulti, ed è giusto trovare questo terreno fertile nei bambini, perché i bambini hanno quell'emozione, quella spontaneità che noi come adulti perdiamo. Era giusto rivalorizzare il teatro partendo dall'emozione del bambino. Ce n'è sempre un'altra, e poi viene il momento di tornare alla realtà. Perché la magia del teatro è che noi siamo qui, siamo lì, ma siamo anche nella realtà. E la realtà, il teatro, spesso diventa realtà, ma spesso anche la realtà diventa teatro. Venite. Guardare uno spettacolo di teatro ragazzi è bello, guardare lo spettacolo in palcoscenico, ma è bello anche guardare le facce dei bambini.
ed ecco il perché si è pensato di far diventare teatro palcoscenico anche la sala, perché lo è. Nella storia del teatro tante volte lo spettacolo è finito in platea, è finito in sala, gli attori che sbucano dai palchetti, quindi era giusto che i bambini si rendessero conto che il pubblico è una parte del teatro. È stato uno spettacolo che è nato in maniera molto, molto collettiva, uno spettacolo che si rivolge alla classe intera, alle scuole, consente anche a quei bambini che normalmente non frequentano il teatro di sentirsi partecipi e di sentirlo come uno spazio possibile, perché vicino. Chiediamo, chiediamo qua. Scusate. Dove dobbiamo andare per andare a teatro? L'idea di farlo a Ferrara era perché Ferrara ha una grandissima tradizione sugli spettacoli di teatro, ragazzi. Una tradizione che purtroppo piano piano si è persa per una serie di difficoltà che i teatri, non solo Ferrara, vivono. E questa difficoltà abbiamo cercato di riprenderla con uno spettacolo semplice, almeno a livello di produzione. Poi invece come spettacolo, uno spettacolo complicatissimo, perché ci sono 37 movimenti in 42 minuti di spettacolo. Quindi capite che è un movimento ogni poco più di un minuto. Questo è un impegno della macchina tecnica grande. Infatti i tecnici sono parte integrante dello spettacolo. Ecco dove sei. In uno spettacolo per ragazzi, per bambini anche, ci sono veramente il 50% lo fanno i bambini. Più di quando fai teatro per gli adulti, nel senso che il teatro si presuppone che oltre a almeno una persona che ci sia sul palco, ci sia almeno uno spettatore, se no il teatro, se no non si può chiamare, non si può chiamare teatro, no? La parte attiva nel pubblico, che siano bambini, che siano adulti, il fatto che c'è della gente viva di là che ti guarda, no? Fa sì che lo spettacolo tutte le volte respiri diversamente, sia diverso, perché sono diverse le persone che lo fanno, lo spettacolo era quella bambola, mica lo facciamo solo noi lì sopra, lo spettacolo si fa insieme, è proprio una cosa bella di comunione. Quando lavori con i ragazzini, con i bambini, con i ragazzi, questa cosa no, si estremizza. C'è anche un livello di stimolo e di intuizioni che autoralmente ti vengono proprio perché c'è il confronto con i bambini. Cioè sono loro che ti danno uno spunto per un'invenzione nuova, autorale. E questo normalmente succede sempre col pubblico, con i piccoli succede ancora di più. No, 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 non ancora lì dentro. Dai. Che ti incastri poi quando entri lì. Dai, dammi la mano. No, dammi la mano, ecco, dai, vieni, torna su. E c'è una battaglia tra lo scrittore e quella parte del mondo che produce cose brutte, cose buie. Secondo te chi vincerà alla fine? Non lo so, amico mio. Io credo che vinceranno tutte quelle persone che cercano di raccontare con le parole le proprie emozioni e le proprie paure. Emozioni, le proprie paure, le proprie speranze, i propri desideri attraverso la parola, attraverso la narrazione. I bambini in varie situazioni fanno parte dello spettacolo anche sul palco. Con Andrea sono venute fuori una serie di idee, tra cui quella di creare la sorpresa, insomma di fare delle foto durante lo spettacolo al pubblico, in questo caso ai bambini e alla reazione dei bambini alla scena, e poi di sorprenderli facendogli vedere dopo pochissimi minuti già le loro facce sorridenti che vedono lo spettacolo. Il lavoro è stato questo, insomma, cucire, darci un po' l'idea a vicenda, cercare soprattutto di far appassionare i bambini a questo luogo, che è un luogo che permette di vivere tante vite parallele, di vivere tante esperienze, per cui di non avere paura del teatro, di non pensare che il teatro sia un luogo da vecchi, ma anzi che il teatro è proprio una possibilità infinita di vivere altre vite. Riuscire a fotografarli mentre sorridono, mentre partecipano, mentre sono stupiti per un'azione che sta avvenendo, è come renderli protagonisti loro stessi e portarli sul palcoscenico, per cui non solo come dire, degli osservatori passivi, ma era una piccola occasione per renderli attivi perché entravano loro stessi in scena. Nel raccontare le cose ai bambini
ragazzi conta il modo. Se il modo è quello giusto, se il modo prende il punto di vista del lettore o dello spettatore, ecco che si riescono a far passare anche delle informazioni importanti, come in questo caso le informazioni che riguardano lo spazio teatrale, le dinamiche teatrali, la narrazione teatrale, la macchina teatrale. A volte me lo chiedono i bambini, mi chiedono proprio questo, perché? Esatto, adesso anche dopo questo vai tu. Delle storie. Quando nel mondo succedono cose brutte, cose buie, perché è importante inventare delle storie che finiscono bene? No, non è questo. Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! A volte lo scrittore diventa triste e si chiede proprio questo: che senso ha inventare delle storie che raccontano di bellezza, di amore, di amicizia, di sogni che si realizzano, quando nel mondo succedono cose brutte come la violenza, come le guerre, come la fame? Si chiede proprio questo: che senso ha? E allora lo scrittore scrive ancora di cose belle, in modo che dei bambini, dei ragazzi, poi magari il mondo produce un'altra cosa brutta. L'elemento fondamentale è la narrazione, al di là del linguaggio che si utilizza. Il problema è che spesso i media non fanno una vera narrazione, ma si basano spesso su dei flash. La narrazione invece va più a fondo ed è questo, credo, che vada ricercato. È di questo che i bambini hanno diritto. Hanno diritto ad una vera narrazione. E questo spettacolo parla un po' anche delle narrazioni che salvano dai draghi, perché lo spettacolo dice che se noi riusciamo a sconfiggere nelle storie i draghi, ecco che questo ci aiuta a sconfiggerli poi nella realtà. Non sono tanti i teatri che possono ospitare uno spettacolo come questo, perché spesso il teatro ragazzi viene fatto in luoghi sacrificati, dove non è tanto teatro ma quanto solo uno spazio scenico. E lì si perdono tutta una serie di possibilità nel giocare con lo spazio scenico, proprio perché il teatro ragazzi ha di per sé una politica di spettacolo semplice, abbastanza veloce, agile, non impegnativo. Occhio Max, quindi si evitano i teatri come questo. E i teatri come questo, che hanno dimensioni come una sala da 700-900 posti, un palcoscenico attrezzato con botole, sottopalchi, la graticcia attrezzata con motori, cioè tutto quello che è la macchina teatrale è giusta in questa dimensione, ecco il perché si è pensato a questo. E la speranza è quella di trovare teatri come questo, teatri di città simili a queste o comunque di dimensioni simili a queste, perché è il rapporto tra il bambino e lo spazio che lo circonda. Vedete, una storia tutta piatta è una storia che fa? Sì! Una storia invece che va su e poi torna giù e poi va su di nuovo e torna giù è una storia? Bella! E una storia bella è un antidoto contro le cose brutte, le cose buie. No, io porto dei grandi. Tac. Dai che si comincia.